Gentili telespettatori, buongiorno. Dopo la pausa delle feste natalizie, la vita ecclesiale continua con il suo dinamico ritmo pastorale. Oggi abbiamo molti servizi e ne elenchiamo alcuni. Monsignor Olmi, finalmente ai nostri microfoni. L'Epifania, un incontro di popoli. Caritas e Croazia, un originale servizio dal nome Raffaello 2000 e tante altre notizie. Per angoli di missione, Luisa Cimaschi a Barchisimeto. Monsignor Mario Vigilio Olmi, come si sa, è da tempo ammalato. Ora, dopo settimane passate in ospedale, sta facendo la convalescenza. Siamo andati a trovarlo e presentiamo le prime immagini del vescovo ausiliare dopo la malattia. Innanzitutto dica come sta adesso. Come sto? Io devo dire che sto bene dal mio punto di vista e penso che anche il volto dica che la condizione della salute è in ripresa. Evidentemente devo sentire il parere dei medici, perché dopo una decina di giorni che sono qui, sono loro che devono dare un giudizio sulla mia condizione reale, e qui sono soltanto i medici che possono con i loro controlli valutare a che punto sono. Però devo dire che il clima da un lato, la premura delle suore dall'altro, la condizione di uno che è in riposo, tutto questo favorisce una buona ripresa, e quindi penso che tra qualche giorno, quando avrò un controllo, potrò avere la gioia di sentirmi dire che le cose migliorano. Ecco, lei ha detto i medici, ma per ora i medici cos'è che gli dicono? Per ora il controllo lo vedremo, oggi come oggi, la sua situazione per quello che lei può sapere. Devo dire che quando sono uscito dall'ospedale, che era il 26 di dicembre... Com'è che ha fatto il Natale, scusi? Quando sono uscito il 26 di dicembre avevo appunto concluso un periodo al di là di un mese, perché sono entrato il 21 di novembre, e durante questo periodo le cose si erano migliorate. Il fatto stesso che essi hanno avuto modo di fare l'angioplastica e quindi di riaprire la coronaria, questo è stato un aspetto molto positivo, in modo che hanno trovato che la parte del cuore che era stata lesa aveva ripreso non del tutto, ma abbastanza la sua vitalità. Ed è per questo che dico che il punto di partenza della ripresa è stato positivo. Dopo lo si vedrà. Alla tua domanda, come ho passato il Natale, certo è un Natale unico, nel senso che ho celebrato l'Eucaristia lungo il corridoio del reparto di cardiologia con gli altri ammalati che erano degenti e con un po' di parenti, e sicuramente quella esperienza e quella celebrazione è stata particolarmente significativa, mi ha fatto sentire un po' di più l'umanità di Gesù, visto che la mia umanità in quel momento se aveva profondo bisogno di un sostegno particolare di grazia. E allora dalla mia condizione guardavo la realtà di tanti preti e di tanti fedeli che celebravano il Natale nelle chiese, ma è lo stesso incontro con lo stesso Cristo Signore, con la stessa pazienza di Dio e con la sua misericordia che accompagna l'uomo dovunque esso si trovi, l'uomo con le sue difficoltà, miserie, problemi, speranze, prospettive e così via. Comunque è stata una esperienza che credo lascerà un segno anche per il futuro, per il mio ministero. Un'ultima domanda: ai suoi preti che la vedono, alla sua gente della diocesi, all'inizio di questo anno, quali auguri si sente di formulare o quale raccomandazione? Ecco, vedendo le cose dal mio punto di vista, devo particolarmente sottolineare che è importante dar fiducia a Dio. Lo si dice sempre, ma penso che lo diventi particolarmente importante l'attività nostra, l'impegno nostro sacerdotale alle volte fa dimenticare questo primato di Dio e questa pazienza di Dio nella vita dell'uomo. E allora mi permetto di dire ai sacerdoti
trovate tempo di stare un po' di più con il Signore per essere poi più preti con la gente che incontrate nella vostra missione. E ai fedeli che tante volte hanno tanti problemi, hanno tante prospettive, hanno particolari modi di impegnare la propria vita, dico quello che mi ha detto uno degli ammalati che ho incontrato in quei giorni. Dopo che sono stato qui, esco diverso, non tanto perché il cuore va meglio, ma perché è la mente che cambia prospettiva. Quante cose che ritenevo importanti, che necessarie, che sembravano che fossero indispensabili, da oggi in poi capisco che erano e sono secondarie e dovrò impostare la vita in modo diverso, anch'io riprendere un po' più a usare bene il mio tempo e mettere al primo posto Dio, la mia famiglia e far bene il mio dovere, perché le cose che contano non sono poi quelle che di solito si ritengono importanti. La possiamo assicurare, credo di non smentire nessuno, che si è pregato molto per lei in questo periodo, per il suo ristabilimento, per la sua salute, e si continuerà ancora molto a pregare. E proprio per questo mi permetto di aggiungere una cosa che di solito non dico, perché le cose interiori si gustano dall'interno con Dio e si scambiano poi con le persone con cui si ha più confidenza, ma devo dire veramente che il Signore mi ha fatto un dono particolare, e lo devo proprio anche alla preghiera di tante persone, perché mi è giunta testimonianza di preghiera da moltissime parti, e il dono che il Signore mi ha fatto è proprio questo, la serenità interiore. Credo proprio che questo sia uno dei grandi doni che provengono dalla fede, ed è proprio il frutto anche della preghiera. Mi fa piacere sentirti questa testimonianza, sentirmi dire questa testimonianza da te, perché è veramente il dono più grande sentire che c'è questa comunione nella fede, e volentieri anch'io ripago, se così si può dire, questa testimonianza di comunione con l'assicurare la mia preghiera per ciascuno e per tutti secondo il disegno che Dio ha su ciascuno. Quindi grazie e speriamo in bene.